Ok, gente, entriamo dentro le fogne. Harry, sei vivo? Non ti sentivo da un po'? Ho quasi trovato Connors. Gli inietterò l'antidoto e ti darò indietro la tuta. Ok, dimmi quando lo trovi. Poverino, sta soffrendo tantissimo, Harry. Il bastone. È grave. Alla fine Peter lo sta facendo per il bene. Dove sta andando? Ok, dall'altra parte. Tra l'altro, se proprio vogliamo fare una citazione, non la posso fare qua, purtroppo. Cosa ci fa una telecamera di sicurezza? Però se potevo facevo una citazione a Spider-Man. Solo può peggiorare le condizioni di un po'. Vero. Ok, cerchiamo di andare il più velocemente possibile. Comunque. Ok, sempre qui. Si è aperto una via verso una vecchia linea della metro. Ok. Citazione anche questa. Dubito sia stato un incidente. Connors non vuole essere sicuro. Ok, dove dobbiamo andare? Di qua. Presumo. A quanto pare veramente Connors non vuole essere seguito. Già, ha squarciato un tubo delle fogne. Cerca di allagare i tunnel dietro di lui. Ok, ma per quale motivo? Eccolo. Dove stai andando, Doc? Ci siamo. La battaglia ha quasi inizio. Ne sono sicuro che è una battaglia, gente. Ok. Un po' pericoloso. Ma a quanto pare a noi ci piace il pericolo. Sul serio. Ok. Quindi dobbiamo andare da questa parte. È vero. Un laboratorio Oscorp nelle fogne. Norman avrà creato questo posto per Connors all'epoca. Sarà tutto gestito con fondi neri. Ok. È interessante. La posso fare qui la citazione alle ragnatele di The Amazing Spider-Man, in cui è tutto collegato? Ma sì, si potrebbe fare. Ok, però noi dobbiamo scendere. A cosa stava lavorando Connors per conto di Norman? Molto probabilmente per guarire Harry sempre. Questo è molto importante. L'ho già visto da qualche VN parte. VN. Dove? M. V. N. M. 252. Non mi dire che è il progetto Venom. Simbiosi mutualistica. Connors cercava sempre le risposte ai suoi problemi in altri organismi. Esatto. È il progetto Venom, gente. Ok, noi non le sappiamo. Hanno tutto. Anche una camera sterile. Queste cose, ma c'è sensissimo. Un attimo. La cometa. Questo è l'acceleratore di particelle della fondazione. Connors l'ha usato per esaminare dei minerali. Esatto. Ed eccolo qui. Il simbionte. Colpa mia. È attratto dalla pietra. Ok. Grande, tutto spento. Molto interessante questa cosa. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Questo no. Eccolo. Questo no. Ok. Bei sensi di ragno, Peter. Comunque.
Lizard. Ehi, Doc. Pronto per l'esame motorio. Ok, lo sapevo che c'era una battaglia boss. Ci siamo già passati, Connors. Se sei lì dentro, mi farebbe comodo una mano. Ok, facciamo così direttamente. Non appena si libera il coso. Tu sei Kurt Connors, un brillante scienziato. Hai commesso degli errori, ma non deve finire così. Ok. Perfetto. È così che vuoi essere ricordato dalla tua famiglia? Dai, ti prego. Vuoi ancora stare con loro? Sì, molto probabilmente sì, ma è confuso, dottor Connors. La coda è troppo lunga. Meglio evitarla. Pensa a tua moglie, a tuo figlio. Hanno bisogno di te. Let's go, gente. Siamo potentissimi. Ok. Vai. Tuo figlio non deve crescere senza un padre. Perché è brutto, fidatevi. Combatti per lui. Ok, nel frattempo cerchiamo di fare tutto il possibile. Non appena si attiva il coso. Ok, vai. Vai, let's go. Lo stiamo massacrando in poche parole. L'abbiamo quasi sconfitto. No, gente. C'ha più barre di vita. Perché c'ha più barre di vita il nostro amico? Ok. Ok. Let's go. Secondo me non ha funzionato. Vai. Ho l'antidoto. Ok. Posso aiutarti? Non credo che vuole l'aiuto. Ok. Mamma mia. È bruttissimo. Non sono tuo nemico. Ok. Attivazione. È l'unico modo per riportarti indietro. Sì, però dai. Non puoi fare questo, Connors. Stai prolungando, esatto, questa agonia. E non mi piace. Stai fermo. Per l'amor del cielo. Ok. No, è molto peggio così. Ok. Così non va. Mamma mia. Ti ho già salvato. Esatto, lo posso fare di nuovo. Se mi dai la possibilità solamente. Ok. Let's go. Curiamoci perché è importante. Cerca di venirmi incontro. Ok. Perfetto, ci siamo. Mamma mia. Bellissima l'animazione. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok. Devo approfittare. Let's go. Nel frattempo cerchiamo di fare tutto il possibile. Ok. Lo stiamo praticamente massacrando al dottore. Ok, vai, let's go ancora. Fin quando... Ah! Vai, 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 Spidey. Così, let's go. Come cavolo hai fatto? Vai, stai buono, ti prego. Non ha funzionato. Male, 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 male. Let's go. Vai. Ok. Seconda barra tolta, gente, e ago. Ok. Let's go. E ce l'abbiamo fatta. La seconda vita l'abbiamo tolta. Oh no.
mamma mia. Ti prego, Connors, resisti. Ah, ultrasuono. Ok, è scappato. No, no, scordatelo. Caspiterina. Al museo? Perfetto. Jurassic Park è diventato. Ok. Non sono dell'umore per affrontare una lucertola gigante che impazza per New York. Neanch'io. Fidati, Pete, neanch'io. Non posso permetterlo. Quindi, let's go. Fermati! Ucciderai qualcuno! Prego, mamma mia. Fantastico, ci mancava la polizia. Perché la polizia si deve mettere in mezzo a cose che non capisce? Oh. State indietro! Per favore, cittadini, collaborate. Almeno voi. Ok. Rallenta! Rallenta, Connors. Che non ti fa bene tutto questo. Miles, per favore. Let's go. Ce l'abbiamo fatta. Oh, niente, non vuole prendere la sua medicina, dottore. Ah. Ci penso io, agenti. Così non mi aiuti. Ok. Mamma mia, la cosa più spettacolare. Prendi in giro, Connors. Di tutte. Vai. Ok, però Connors, calmati per favore. Ok. Ce la posso fare? Ti prego, mi di sì. Ok, eccola. Sai che non voglio farlo. Mamma mia, gente, è spettacolare. Ed ecco i cacciatori che ci devono veramente rompere le scatole. Sul serio? Me la siete cercata? Infatti. Ed ecco che dobbiamo surfare per la città. Oppure no. Non dobbiamo perdere il dottor Connors. Maledetti cacciatori. Via da qui, ho detto. Oh. Devo raggiungerlo. Già, Pete, dobbiamo raggiungerlo il prima possibile. Sono stanco di inseguire l'uccello. Ok. Ma sbaglio o... Non ho tempo per questo. Connors! Ti prego, almeno tu dammi una mano. Lizard, non vuoi ritornare dalla tua famiglia? L'hanno intrappolato. Ora ci siamo. Vai. Ha la pelle troppo dura. È una lucertola. D'altronde. L'ago è incastrato. Ok, mi sembri un non po'. Non posso perdere l'antidoto. Troppo complicato, sbaglio. È troppo bello, cinematicamente. Troppo bello. Poi basta questa macchina. Cosa farai una volta in cinque? Volerai via? Può darsi. È capace di fare queste cose il dottor Connors? Non lo so. Fine corsa. Perché sempre in mezzo, Kraven? Connors! Ok. Che splendida creatura. Poverino, dobbiamo salvarlo. Ci sono! Ma è... Ok, la coda gli è saltata via. Almeno meglio per noi, no? E prendi l'antidoto. Mamma mia. Ok, gli stanno sistemando le ossa. Ed ecco la coda.
rigenerazione è fichissima. Ah. È schifosissima. Esatto. Stavo per dirlo io. Maglio è ancora più potente. Basta, dottor Connors. Ok. Sì, userò le cattive. Hai capito? Basta. Sa quante volte ti ho aiutato. Esatto. Speravo che potessi ricambiare il favore. A quanto pare no. Ma che cos'è? Ti stai evolvendo in uno stegosauro? Magari. Bello. Sei troppo debole per riprendere il controllo. Esatto. Dovrò tirarti fuori a suon di pugni. Gente. Sono parecchio puntiti. Ok, curiamoci nel frattempo, ma cerchiamo pure di picchiarlo. Però basta, Connors. Mi hai fatto male, parecchio male, lo ammetto. Hanno paura di te, e lo sai. Esatto, soprattutto io. Dottore. E oh, basta. Però mi hai stancato, Ok, attivo il simbionte, vai. Detto ciò, posso colpirti? Posso, finalmente, quanto mi pare. Ok, vai, let's go. Stai buono, ti ho detto. Mamma mia. E tanto è il momento. Male. Questo fa tanto male. Però io mi curo, quindi sti cavoli. Ok. Come ti salta in mente di cambiare coda? Ma infatti è pericoloso, dottor Connors. Sì, ho capito che dovrei evitarlo, però sti cavoli. Detto ciò, cerchiamo di curarci almeno un pochettino. No, non vuoi proprio farmelo fare? Ma è bello curarsi. Ok, un po' di... Non può continuare in eterno. Esatto. Non lo sto facendo per me. Vai, vieni qua. Harry ha bisogno di te. Ricordi? Harry Osborn, un tuo amico. E che pillole. Morendo, esatto, e ha bisogno di perderlo. Te. Oh. Sei l'unico che può aiutarlo. Vai, let's go. E vai. Basta. Giusto. Ha un nuovo asso da giocare. Gli serve la tuta. Ti prego. Ma non posso dargliela senza di te. Perché anche non lo so come fare. Curiamoci. Si vuole attivare il picco simbiontico, grazie. Ti prego. Dottor Connors, mi stai facendo innervosire. E anche tanto. Let's go. Vai, andiamo. Adesso possiamo. Oh. Vai. Let's go. Vai. Attacco e let's go. Vai, posso ancora continuare. Se mi avvicino, posso iniettare l'antidoto nelle gengive. Sì. Come? Così. Haha, ce l'ho fatta. Ti ho attirato proprio dove volevo, dottor Connors. Mamma mia. Ti amo, Spidey. Ok, vai, let's go. Picchiamolo un pochettino, curiamoci nel frattempo. E non ce la farai mai. L'ho schivato. Non è vero, l'ho schivato. Maledetto. Ma mi fai andare, per favore, da un'altra parte? Grazie. Mi curo per sicurezza. Ok. Curo. Let's go. Vai. 1, 2, 3, 4 e 5. Ce l'abbiamo fatta. Che diamine. Ah.
Ora basta. Prendi la tua medicina. Ecco. Ce l'abbiamo fatta. E Lizard non c'è più, c'è soltanto Dr. Connors. Ma dov'è finito però? Eccolo. Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta. Meglio se resti così per un po', Doc. Tenga. Dove l'hai presa? Harry Osborn. Dice che l'hai creata tu. Vieni con me. Ok. C'ha talmente tanta paura di questa cosa. L'abbiamo visto infatti prima. Proprio come pensavo. Ok. I ricordi del simbionte. Eccolo qui. Qua giù. Norman. Ehi, piano, lasciatemi avvicinare. Molto prima di tutti gli eventi. Credi. Spara lì. E fu così che ha perso il braccio? Cos'è quella cosa? È cambiato il logo. È il frammento di un meteorite atterrato fuori città diversi anni fa. E c'era anche quello. Ho addosso un alieno. Lo chiamiamo simbionte. Si lega a livello subcellulare al suo ospite. Nel nostro caso, Harry Osborn. Ok. Te l'ha dato lui? Non proprio. Ero ferito. E ti ha scelto. Quindi è più pericoloso di quanto immaginassi. Dobbiamo chiamare la Oscorp. Dobbiamo distruggerlo. Distruggere noi. Noi? Hai detto che mi ha scelto, Doc. Fa di me uno Spider-Man migliore. Gente, abbiamo assistito al cambiamento. Ho avvistato il bersaglio. Lo seguo. Ok. Gente, questo è il migliore episodio di tutti. Medicina abbiamo ottenuto. Detto ciò, noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove MJ, è bello, andremo sentirti. Avanti. Bene. Pronti? Let's go. Sto sistemando altre scatoloni a casa. Ho sentito Harry. Sì, ma tu come stai? Ho saputo di Lizard. Io sto bene. Connors è guarito, la tuta funziona ancora a meraviglia e a quanto pare si chiama simbionte ed è un alieno. Roba da pazzi, vero? Aspetta, cosa? Non sembri affatto preoccupato. Sono preoccupato, ma non avrei mai fermato Connors senza il suo aiuto. Peter, voi due avete distrutto mezza città. Cioè, hai visto com'è ridotto il museo? È un miracolo che non sia morto nessuno. Io non credo. Ed era l'unico modo per curarlo.
Insomma, avrei dovuto lasciare che distruggesse tutto da solo. Non intendevo. Io starò qui a lavorare tutta la notte. Mi è venuta finalmente l'ispirazione per un pezzo a prova di Jonah. Magari quando torni avrò qualcosa da mostrarti. Cosa le ha preso? Forse è sotto stress per il lavoro. Meglio lasciarla sola. Nel frattempo, noi potremmo aiutare qualcuno qui in giro.